I risparmiatori e le piccole imprese non possono pagare gli errori delle banche, di una cattiva gestione delle banche. Non deve il governo, quello che sta facendo è coprire le malefatte delle banche, gestioni poco trasparenti, attraverso il risparmio e attraverso i danni alle piccole e medie imprese con questi provvedimenti scellerati. E questo non è assolutamente possibile. Quali sono le vostre proposte? Beh, le nostre proposte sono innanzitutto quella di avere una banca che sia pubblica, che possa in qualche modo tutelare il risparmio. Poi abbiamo il nostro microcredito, abbiamo la nazionalizzazione della Banca d'Italia e tutta una serie di proposte appunto sul sistema bancario che rendano trasparente il risparmio e lo tutelino. Oggi il Movimento 5 Stelle ha votato contro la risoluzione del Parlamento europeo sulla Brexit. Qual è la vostra posizione? Per quello che riguarda l'Europa, l'Europa si cambia dall'interno, questo è un punto fondamentale, bisogna cambiare le regole europee e rendere un'Europa a favore e a vantaggio dei cittadini che la compongono. Dopodiché, per quello che riguarda la parte monetaria, l'euro è una valuta che penalizza determinate economie e quindi questo aspetto è da rivedere e da ridiscutere come tanti aspetti, appunto, ma all'interno di una compagine europea. In Europarlamento siete nel gruppo con Farage che ha spinto per la Brexit, oggi era presente anche lui, ha votato contro la risoluzione, ma insomma dovrebbe dimettersi, no? Ma come sappiamo il discorso del gruppo a livello europeo non implica le stesse scelte all'interno delle singole votazioni, quindi noi la nostra posizione sull'Europa è chiara, è quella di avere un'Europa della solidarietà, un risk sharing, la condivisione di rischi tra i vari paesi che la compongono e una solidarietà e una vicinanza proprio ai cittadini e alle popolazioni. Ma secondo lei è giusto che Farage continui a prendere i soldi dall'Unione Europea quando è voluto uscire dall'Unione Europea? Non crede che si dovrebbe dimettere? Beh, c'è un percorso che rispetta, bisogna assolutamente rispettare la volontà dei cittadini inglesi che hanno preso una posizione, ci saranno delle tempistiche e una metodologia per farlo, ma l'obiettivo deve essere assolutamente questo.